fatto per terra, Giorgio, perché non l'avrei fatto dare. C'è dei mattoni. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Simone Workout. Oggi sto qui con Mattia, ma non siamo soli, ci abbiamo due ospiti che sono no speciali, di più, venite, venite. Qualità. Qui abbiamo Alex Stana, che non è la prima volta che sei sul mio canale. È già la seconda volta, ragazzi. Però presentati. Sono Alex Stana, dato che su TikTok mi avete detto: oh, ma te fai sparring solo con la pagnottela o con rookie. Oggi guardate chi c'è qua. Ragazzi, guarda, si punta ad arrivare alla terza ripresa in te. Aspetta, poi, ma chi è indicato? A me o al champion. E poi ragazzi, presentati, perché è la prima volta che sei sul mio canale. La prima volta che sto nel canale di Simone Workout. Sono Giorgio Boccale, ho 19 anni e sono un fighter di MMA a livello dilettante. Da un piacere stare con questi ragazzoni e oggi si spinge come delle bestie. Dai ragazzi, siamo vamos. Comunque ragazzi, quindi siamo qui oggi per assistere a un loro sparring. Però vi dico prima una cosa: ovviamente Mattia pugile professionista, Alex grande, comunque si vuole confrontare con pugili di tutto rispetto, anche se comunque nel dilettantismo sarà una cosa comunque costruttiva, insomma, per lui. Io ci tengo tantissimo a dire che voglio confrontarmi anch'io. Ho il piacere di fare sparring sia col Super Joe, che anche se è un atleta di MMA comunque di buonissimo livello, questo lo posso assicurare, sarà sicuramente un ottimo confronto. E poi anche col Super Alex, che anche se è... confrontiamo i pesi, infatti confrontiamo un attimo. Quanto pesi? Quanto sto pesando? Sto a 93 kg. 93, te quanto pesi? 93 kg più basso dell'altra. Te quanto pesi? Io sto adesso tra i 97 e 98. Te quanto pesi? Io sto a 83 kg. Pesa una ciuga ormai. Io ho messo 74 kg, raga, non lo vado adesso. Vuole dire che Alex è innanzitutto un bravo ragazzo. Salire tanto e pugile, per me, io pensavo che facessi pugile da più tempo e che avessi più match, ti dico la verità, perché se è sempre pugile. Quindi visto che ha fatto un sacco no, è fatto bene, di fare situazioni un po' così, un po' cringe. Ho conosciuto pure quel Manuel e non c'è problema. Non c'è problema! Ho visto, però un bravo ragazzo, poi gli altri non li conoscono, ho visto dei pagliacci, sono uno proprio, non faccio niente, sono un atleta professionista, non mi metto a ribasso, io non ho troppo una identità, qua ci stavo è proprio un pagliaccio. Detto ciò, quindi io mi devo allenare, Alex tra poco deve combattere, quindi ci alleniamo insieme. Ci spaccamo, niente. Mi spacco. Quindi raga, prima di partire supporto, anche perché se volete un mio video. Io penso almeno 8 live, cioè mia madre, mia zia, mamma workout, tu vuoi? No, io mi madre la vado, 5 euro a video, il like mi metto a mio madre, perché se non mi voglio... Forse ne fa molto più, ce lo metto con il like. Dai, forse lo metto anche io. Dai, no, dai, no, dai, dai. Raga, partiamo con questo sparring, vamos! Siamo pronti per partire. Prima una domanda al volo: le emozioni comunque di muoversi. Raga, stiamo parlando di Mattia Faraoni, porco due. Siamo. Ragazzi, c'è dei mattoni e andrà sicuramente piano. Riposo. Bello, non scherzavo. Stamattina fa tutti contro Mattia. Grazie. Siete tutti con me, dai. 3, 2, 1, vai.
Lavora col chef, Alex. Attimo il hotel dopo, vai tranquillo. Allora, finita la seconda. Dai, eh. Oh, è tutta esperienza, pure che è dura. No, ma mi piace. Tanta roba, ragazzi. Sicuramente uno sparring di alto livello. E comunque, come ha detto Alex, è già comunque un'ottima cosa confrontarsi con un professionista di alto livello come Mattia. Vai, terza ripresa, dai, eh. Cercate di supportare Massimo Alex per una questione di ovviamente pugile dilettante contro Mattia. Mattia è mio fratello. Porco due, ragazzi, c'è niente da dire. Fortissimo. Bravo, bravo. Palle, cuore, testa, tecnica. Bravo. Nonostante stiamo parlando del campione d'Italia. Top livello, Cioè top livello, e tu comunque ti sei comunque messo in gioco con lui. Bravo. È stata un'esperienza unica. Quindi bravo. Bravo Ale. Procediamo. Hai visto Giorgio? Gli ha detto una cosa. Alex e Jeb. Ma come la fa sbattere per terra. Bravo, sei bello, Davio. Infatti non ci ha fatto 7 ore. Sei merce, ho fatto. Sei bene, sei allenato. Sei bene, alla fine. Hai fatto l'ultimo test prima di. Per me c'è stata paura, oh. Il ritmo era alto. Io poi sposto sempre, ti faccio pressione, ti faccio fatica. Hai visto? Infatti, esperienza unica. Comunque veramente grande Alex che è venuto qua, oh. Solo 6 match, comunque ci ha messa tutta, cioè, ripeto, se mi metto con lui e lui fa già solo il lavoro che ha fatto Alex, io proprio. No, bravo! Io proprio esco da ring. Mi sono divertito, mi ha fatto piacere. Solo che mo' lo sbatto per terra, Giorgio, ti devo andare via, fatto tardi. Oh, guarda che Luma... Ragazzi, io permetto, faccio un anno, però ce l'ho tutta. Vai, Gio, tocca a te. Oh, dai, Dai, dai. Mattia è forte, darò tutto, ovviamente cercherò di lavorare su colpi puliti e spero di andare a lungo. 3, 2, 1... Ok, vai, basta la tua. Subito a tromba. Chiudi là. Allora mi stai a dire, bravo. Jeb? Riesci a prendere col Jeb? Buttalo là. Raga, Mattia è veramente molto, molto esplosivo e preciso nei colpi. Si muove tantissimo. Soprattutto è preciso nei colpi. Se parti da fermo, col colpo singolo da lontano ti vedo. Ok. Ma se lui... Se tu invece stai là, già non beve questo. Bravo. Non so quando parti, non lo maschi. Dai, è già pulito, intelligente.
Se va, io. Dai, io lo adesso, eh. Adesso ti dico tutto, Gio. Adesso, eh. Dai, Non manca tanto, eh. Mo' sembrano le palle, credo che sei stanco, ma stringente lavoro. Bravo. Vabbè, si vede che sta dando. Bravo, sta tirando fuori le palle. Sta tirando fuori le palle che non è da poco, eh. Uno, vai. Short, inizio, sono 3 minuti. Sì, va bene questo. Capito? Bello, 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 vai! Tira fuori le palle, vai! Tira fuori le palle, copite! Dai, è giù! Dai! Le palle, qui si finisce! Stringi i denti, eh! Adesso! Stringi i denti adesso! Per questo magari non viene! Boh! Scareggi! Capito? Un attimo l'ho passato bene! Manca pochissimo! Oh, manca pochissimo! Quindi adesso, 30 secondi, 30. Vai, eh. Ultimi 10. Bravo. Bravo, bravo. Buono, buono. Tempo. Vabbè, fate il palo, hai preso tutto, ma non è andato bene. Ho tirato fuori le palle, vabbè, sono colpo al fegato, un po'... Sì, raga. Hai sentito. Ho sentito un bel colpo al fegato. Grazie, grazie di cuore. Hai tirato le palle, bravo. Sì. È quello che serve, se uno non si abitua qua, qua non sta il match, no? Qua adrenalina, più il colpito che sta. E quantomeno perdi. Quante dico se va per terra subito. Sicuro, invece se abbia dato qua, arrivi alla tua soglia limite e la devi superare. Certo. Chi sta arrivando a mantenersi, c'è la sua soglia, questa qui, mantenimento. L'agonista, professionista, facciamo uno sport di mezzo, per cui questo è il limite, l'allenamento parte da qua in su. Esatto. Quando tu sei stanco, dici no, beh, proprio basta, c'è ancora metà percorso. Perché poi... L'unica differenza è questa, la differenza tra... un pugile di serie A, fada di serie A dopo di serie B, perché c'è quello di serie B che quando arriva alla fine tende comunque a tenere in barca, e chi quando arriva alla fine è abituato a lavorare ancora. Io pensavo da ragazzino che era più forte che tirare il jab più bello, con massa il calcio girato. Col tempo ti dico, è prima, viene prima la capacità di sopportazione della. Dello stress fisico, del sacrificio, del senso di io non basta, non ce la faccio più ancora, quello viene prima, dopo è stare. Quindi raga, bravi intanto, veramente bello Giorgetto, però Giorgetto, cioè, è grosso ma per noi è piccolo, sì, è vero. Di peso. No, è vero, è vero, è grosso, è per, però per me è grosso, vabbè, la vita è tutta da questo punto di vista. Già gli è venuto da 115, raga, era così. Il cazzotto mi ne fa 10 metri. Bravi, grazie Matti. Ma grazie a voi. Mi sono divertito. Non vedo l'ora adesso di farci io sparring, e sicuramente per loro sarà una passeggiata incredibile. E anzi, per me sarà comunque impegnativo, perché so due atleti veramente forti, di valore. E quindi sarò contentissimo di confrontarmi. Due prospetti giovani, sono 20 anni. Esatto. E cazzo! Spero che con questo video ho fatto vedere che non parlo solo, ma ho avuto le palle di fare sparring. No, con Mattia, anche se magari è stato un po', cioè, contenuto. Fratello, quando sei un pugile vero, le altre cose sì. Sono così. Dai ragazzi, vediamo presto. Oh, grazie a tutti, supportate. Vamos! Bam.